Erano le 21.15 di ieri sera, quando, a questo incrocio fra via Carini e via Ricasoli, un gruppo di 4-5 persone, c'è chi parla addirittura di 10, armato di pistole e mitra Kalashnikov, capaci di sparare pallottole da bucare una lamiera, balzati da due auto, un'Alfetta e una BMW, e da una moto di grossa cilindrata, uccideva Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie, che era al volante della utilitaria. Colpivano anche l'autista della sua auto ufficiale che lo seguiva, l'agente russo. L'agguato dura un attimo. I primi soccorritori, un gruppo di agenti della Guardia di Finanza, vedono per primo l'autista gravemente ferito, ne caricano il corpo su un'auto di passaggio, diretta all'ospedale. Poi, dopo alcuni minuti, si accorgono che più in là, sulla A112, ci sono due corpi come abbracciati, quello della signora Dalla Chiesa e del prefetto di Palermo, che atteggia come ad un gesto di protezione per la giovane moglie.